vent'anni, ahimè, sarei arrivato off limits. E comunque, così hanno voluto e sono contento. Comunque arriva anche con i suoi 12-14 anni di esperienza di vicepresidente, se non ricordo. Sì, ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni con il presidente Comba, che ricordo sempre con tanto affetto, con tanta stima, che mi ha dato fiducia con quel consiglio, con quei consigli di amministrazione che secondo me, visti i risultati anche di oggi, hanno operato bene, e mi fa piacere ritornare con massima responsabilità, di cui sono un po' preoccupato, ma ci metterò tutta la passione e l'impegno che ho messo in tutte le avventure della mia vita. Abbiamo un mondo passato e presente, non c'è ancora una volta sottolineato la sua cifra, l'impegno per il territorio, potrà sembrare anche retorica, però alla fine non si può scappare da questo. Io credo molto a questo. E già celebrando i 10 anni della fondazione, nel volume che allora Fondazione CRT e Banca CRT insieme avevano editato, avevo scritto un capitolo creazione di valore per il territorio, e quello che insegno all'università qui a Torino e sicuramente le fondazioni di origine bancaria, soprattutto in Piemonte, sono attori non secondari per questa attività di creazione di valore per il territorio e per le comunità. Credo che nel passato l'abbiano fatto bene, sempre margine di miglioramento, mi impegnerò molto almeno per tenere il livello a cui ho trovato questa fondazione. Conoscenza teorica e capacità pratica diventano molto anche particolare quello del settore. Sì, certamente è un settore, è un momento non facile per il nostro settore, un momento di difficoltà economiche complessive, in cui ci sono tante nuove povertà, tanta gente che fa fatica, tanti territori, soprattutto quelli marginali, che fanno fatica, e credo che dovremmo essere più vicine a queste. Sono quelle che Papa Francesco chiama le periferie, che sono le periferie delle grandi realtà urbane, ma sono anche le periferie territoriali sparse sulle montagne e nelle campagne del nostro Piemonte, della nostra Valle d'Aosta. Presidente, un po' la sua parola d'ordine sarà fare squadra. Fare squadra, ho detto oggi e amo ripetere come una sorta di slogan che da soli si può anche correre, ma solo insieme si può andare lontano. E siccome le nostre sono istituzioni che devono andare lontano, bisogna che sappiano lavorare insieme. Quindi insieme all'interno dell'istituzione, con le altre istituzioni del territorio, città, regioni, eccetera, con le altre fondazioni del territorio. Il Piemonte ha la fortuna di avere una ricchezza straordinaria di 12 fondazioni, 3 tra le prime 7 d'Italia, quindi bisogna lavorare insieme. Abbiamo già sperimentato, stiamo lavorando insieme in REMA, della SGR Immobiliare, che ho l'onore ancora attualmente di presiedere, dove sono entrate recentemente la compagnia, la fondazione di Vercelli, sta per entrare fondazione Cuneo, oltre alle storiche fondazioni CR Torino, Asti, Alessandria e Fossano, per cui questo secondo me è un format da replicare anche per altre iniziative. Mi sono sentito un momento fa col presidente Profumo, mi ha detto sono proprio contento, vedrai che faremo grandi cose insieme, è quello che io mi auguro.